immagine dall'immagine veloce da Instagram, eccetera, che cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo adesso? Che abbiamo delle figure differenti che raccontano film per immagini, esauriscono tutto con la esibizione di un'immagine. Quindi che ci dici? Questa è un'ottima domanda, ma io vorrei aiutarlo, perché in realtà per me intravine una delle cose più belle che abbia mai fatto nella mia vita, perché è una partecipazione collettiva a un lavoro sui generis ma molto focalizzato, vi spiego. Intravino nasce concretamente il 5 giugno 2009 da Bucche a Firenze, con una riunione a cui io partecipo in una fase di transizione della mia vita, in cui già stavo approfondendo il vino, e mi trovo ad incontrare persone che già navigavano su internet ma che io non conoscevo assolutamente, Andrea, Lorenzo, Antonio, Massimo Bernardi e altri. E io partecipo con lo spirito di quello che non sa un cazzo, però è curioso e dice: ma se mi hanno detto vieni, io vado, poi vediamo quello che succede. Intravino apre il 22 giugno 2009 e io partecipo con lo spirito di quello che manda l'articolino su un verdicchio scritto preciso in Word, formattato, mandato a Fiorenzo, e sta lì compulsivamente a refresh, perché usciranno i primi articoli, per cui chi come me non aveva mai pubblicato nulla sta lì e aspetta con ansia che succeda qualcosa. A un certo punto sto articolo compare e non succede nulla, perché compare un articolo che io ho messo ma il mondo pensa ad altro e parla ad altro. Da lì inizia un percorso mio di crescita e di crescita del blog. Io in realtà capisco perché mi piaceva Intravino esattamente il 3 agosto 2009 al mare a Civitanova, quando stavo in spiaggia con uno dei primi smartphone per me, e leggo un articolo di Fiorenzo che si chiamava Intravino gira una boa, in cui esprimeva un concetto molto chiaro e per me illuminante, cioè: molti ci dicono che siete gossipari, molti ci dicono che indulgete in alcuni dettagli, in alcune questioni che non sono, sì, perché l'ho letto molte volte, che non sono parte della narrazione del vino, ma fanno parte di una spigolatura collaterale, divergente. Ecco, quello è il posto in cui voglio stare, cioè il posto in cui esattamente quello che diceva Lorenzo prima, cioè partecipi a una degustazione, tutti prendono delle note di degustazione ordinate, precise, canoniche, pubblicabili, poi fuori dal microfono, con quello di fianco, dici: certo che quel vino faceva cagare, certo che quello era molto buono, quindi c'era una narrazione del vino reale che non veniva rappresentata, perché tu non direi mai di un vino che fa cagare, non lo dici se non hai le parole giuste per dirlo, non lo dici se non hai l'autorevolezza, esatto, bravo, non lo dici se non hai l'autorevolezza per argomentare perché quel vino fa cagare, perché il racconto del vino comunque sia è un mondo in cui quando siamo entrati noi in una sfera del racconto c'erano i grandi capi, i grandi saggi, le persone con un'esperienza reale conclamata, e c'erano i parvenu. Andrea era uno di quelli che si stava smarcando perché faceva un milione di video, era il primo che prendeva un video e raccontava le degustazioni stile Alice con un video davanti, per cui tu andavi su YouTube, ce ne saranno migliaia, e vedevi tutti i suoi racconti del vino. Questa cosa era già nuova, era già particolare, ma ci aveva in luce in realtà un elemento di dirompenza molto forte, perché era un modo nuovo di presentare la materia. Per cui, dopo 10 anni, per me che cos'è il Intravino? Cioè qual è il motivo per cui vedo in questo posto qualcosa che mi rappresenta e che rappresenta un cambiamento? Io lo vedo in 3 livelli soprattutto. Uno, chi può scrivere di vino? Se qualcuno di voi ha visto Ratatouille, film bellissimo che parla di cucina e non solo, uno dei claim del film è: tutti possono cucinare. Domanda: tutti possono cucinare? Chiaramente no, ma possono cucinare molte più persone di quelle che immaginiamo, perché la signora probabilmente per fare il filetto è molto più brava di tanti ristoranti che fanno il filetto. Questa è una realtà, non è un'eccezione, è una cosa che succede. Il signore è magari più bravo a capire quel certo tipo di vino dell'espertone di turno. Assaggiare il vino con persone non del mondo del vino è la cosa più divertente, più istruttiva del mondo, per un semplice motivo: perché chi analizza un prodotto senza avere degli schemi già presenti
mostardo, floreale, speziato, tannico, armonico, ma parla come cazzo gli dice la testa, ci dà degli elementi fantastici. Quando io apro Crystal con mia madre, il miglior apprezzamento di mia madre è che mi dice è molto buono, non punge e non mi fa fare tutti. Allora, io non so se ammazzarmi o essere felice per 150 euro, ma è una cosa molto divertente. Aprire Valentini con mia madre, mia nonna e mia zia è molto utile, perché c'è quella che dice questo vino è buonissimo e c'è quella che dice questo vino puzza di fuoco. Dove sta la verità? Non c'è una verità, ma c'è una differenza di interpretazioni su una stessa materia. Poi io che faccio il capopane dico c'è del vero, c'è meno del vero, ma se tiriamo le somme ci abbiamo degli elementi, per cui tutti possono scrivere vino? No, lo scrive di vino chi ha qualcosa da dire e chi c'è i modi giusti per dire quello che pensa. La cosa bella di Intravino e non degli altri siti è che Intravino, essendo una cellula un po' anarchica, un po' la cazzo di cane, per cui chi vuole partecipa, frequentemente alla mail dillo@intravino.com arrivano in mail di Sara, Alessandro, la signora, l'altro ieri è arrivata in mail di una ragazza che gestisce un'enoteca famosissima a Roma, la quale ci dice: allora, io sono tanti italiani, gestisco questa enoteca, sono l'unica manager che non fa parte della famiglia di questa enoteca, ho lavorato in questo stellato, in questo stellato, in questo stellato, se volete vedere il mio curriculum andate su LinkedIn, avrei piacere di scrivere per voi con me. Per me quello è uno dei più grandi successi di Intravino, cioè il trasmettere a chi legge il piacere di sentirsi parte di un racconto del vino in cui tu stesso, se c'hai qualcosa da dire e se sei capace a usare la lingua italiana più o meno bene come facciamo tutti, lo puoi fare. Primo, chi può parlare di vino? Due, di che cosa parla Intravino? Intravino fondamentalmente parla di tutto, cioè parla di quell'universo infinito che è il mondo del vino, che è il Brunello alle anteprime, che è il Brunello della cantina, che è la vigna di Giornata Cognata che verrà rasa dalla costruzione dell'autostrada, che è il compagno Pietro che parla della storia del dolcetto della origine dei giorni nostri, che è Sara che dice ho assaggiato questo vino e non mi è piaciuto per nulla. Polifonia e molteplicità di argomenti, non c'è qualcosa di cui non si può parlare fino al punto in cui tu sei capace di argomentare e spiegare con qualsiasi interlocutore perché è la tua posizione, che è una cosa fondamentale. Nel nostro gruppo, che adesso ha una ventina di persone, chi scrive un post a decenni, chi ne scrive uno al giorno, ognuno con le sue possibilità, tutti hanno le linee di parola, tutti hanno la possibilità di proporre, io vorrei parlare di questo e dirlo così. Per fortuna c'è una connessione fraterna detta alla scout, reciproca detta alla normale, di persone che leggono quel tuo articolo prima che vada online e ti dicono bello, finissimo, tutto forte, bello, la seconda parte è moscia, Pietro è una cazzata, non facciamo, Fiorenzo qui è insostenibile, non lo facciamo, Andrea che cazzo mi sono 98 punti a Napoli per me. Questa fa parte di una dinamica interna molto poco pacifica ma fondamentale per tutti noi, perché abbiamo un occhio interno che comunque sia esterno e ci guarda e ci raddrizza il tiro, ci dice questo tiene, questo non tiene, questo non lo condivido ma va benissimo e quest'altro è impubblicabile. Ultima cosa, strutturale sempre per Intravino, che è anche il motivo per cui Intravino come sito riconosciuto a livello italiano, riconosciuto anche a livello internazionale, non stiamo a farci delle pippe su chi legge, non legge e quant'altro, strutturalmente è distante da un meccanismo potentissimo nel mondo del vino, direi anche costitutivo, che è quello delle marchette, cioè io scrivo un testo, un articolo che andrà nella testata XY e ho dei benefici indiretti o diretti non dichiarati. Meccanismo fondamentale il cui funzionamento è esattamente questo. C'è il BR Tante Italia della cantina Tante Italia, esempio di quando mi riguarda una settimana fa, per cui ve lo racconto senza nomi e cognomi, ma così è, che dice noi come io come PR della cantina Y ho un budget da investire nella stampa. Budget significa che io compro pubblicità e indirettamente mi garantisco una uscita su quella testata in cui si parla dei nostri prodotti.
così sic et simpliciter. Così funziona, non è iperurale, ci sono nomi, cognomi, situazioni, sono migliaia, non ne sono alcune, ma c'è un problema nelle marchette, che le marchette non possono essere smascherate e dichiarate, perché per dire che Fiorenza ha fatto una marchetta a Giovanna Cognata, che ovviamente non l'ha fatta perché il budget è quello che è. Ecco, per dire che Fiorenza ha fatto una marchetta ci deve essere un bonifico, perché senza il bonifico o senza qualche traccia di vantaggio concreto è una calunnia. Di bonifici ce ne sono tantissimi, girano a tutti i livelli. Guardate i siti, leggete quali sono le pubblicità, leggete i nomi delle pubblicità, chiedetevi perché questo sito, che non è il migliore ma non è neanche il peggiore, non c'è un cazzo di pubblicità. È molto semplice. Allora, dai, ti chiudo adesso. A proposito di